Scusa, eh? Prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, qui abbiamo Michael Train prima. Luca. Luca, mi senti? Allora, qui Coltraini vicino Giulia. Michael, provi tu. 3, 4, 5, 6, 7, 8.100% gioco di squadra. Banca Marche. Accende e sane passioni. Infissi Design migliora la qualità del tuo mondo. Area Sport Service. Ad ognuno il suo campo. Clean Car. Con l'Impo pulito come nuovo, senza acqua. Civitanova Marche. Monini Clemente. Piane di Falerone. Campione. Si nasce. Limonta Sport. Playing on a dream. Buonasera, buonasera a tutti cari amici, sono le 21.05, rigorosamente in diretta per questo settimo appuntamento stagionale con le Marche nel pallone. Dunque Ancona, San Benetese e Jesina sono le squadre del giorno, i dorici balzano in Serie D in vetta solitaria dopo il 5-0 sul Fidene, mentre Leoncelli e Rossoblu vincono largamente i derby contro Recanatese e Maceratese. Si accentua purtroppo la crisi della Civitanovese battuta in casa di misura dal Termoli. In Lega Pro, seconda divisione, fan in silenzio stampa dopo l'ennesima battuta d'arresto casalinga. 0-1 in casa con il Castiglione, ha deciso un gol di Ferrari nella ripresa. In eccellenza, irresistibile Matelica, sesta vittoria consecutiva di questa matricola terribile. Stavolta a Tolentino alle sue spalle insistono Fermana e Vigor Senigallia. Questi gli argomenti di cui parleremo oggi in questa puntata, come sempre, molto molto intensa della nostra trasmissione. Dunque passo subito a presentare la nostra Giulia, che a sua volta presenterà i nostri ospiti, o almeno Giulia, quelli che sono arrivati per il momento nei nostri studi. Sì, ciao, buonasera a tutti. Sono con noi questa sera per l'Ancona Francesco Alvino, centrocampista, e Michael Traini, attaccante. Buonasera. Buonasera. Buonasera ragazzi dell'Ancona. Stiamo aspettando ovviamente gli ospiti dell'eccellenza. Ci sono purtroppo dei problemi autostradali tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche che si stanno risolvendo. Vi preannunciamo comunque che avremo ospite il Pagliare con Roberto Vagnoni e Guido Crocetti. Pagliare reduce dalla sconfitta di Fermo, ma questa squadra sta disputando comunque un ottimo campionato in eccellenza, appunto. Allora, iniziamo a parlare con Francesco Alvino di questo 5-0 dell'Ancona al Fidene. Vittoria, Francesco, larghissima, guadagnata la testa della classifica, gara praticamente risolta nel primo tempo, anche se non è stata poi alla fine semplicissima, no? Sì, siamo partiti un po' contratti il primo quarto d'ora, poi dopo che abbiamo sbloccato la partita penso che abbiamo fatto una buona gara e ci tenevamo tantissimo a vincere questa partita e ci siamo riusciti tranquillamente. Il numero degli sms ovviamente è quello che tra poco vedrete in sovraimpressione, 380-7860-853. Michael Traini, vi ha agevolato anche l'espulsione di un loro giocatore che diciamo vi ha spianato definitivamente la strada. Sì, come diceva prima Francesco, non era una partita facile, dove l'episodio giusto poteva nascere da una panne attiva. Abbiamo avuto un rigore a favore e siamo stati bravi a sbloccarla, poi loro hanno perso un po' anche la testa perché hanno iniziato a fare falli su falli, sono rimasti prima in 10, poi il 9, e da lì abbiamo fatto i 5 gol che poi sono venuti. Ecco.
Avevamo annunciato nei nostri studi la presenza del direttore generale del Fano e di alcuni giocatori Granata. La sconfitta davvero sanguinosa in casa contro il Castiglione ha determinato il silenzio stampa nei confronti di tutti gli organi di informazione. Ci auguriamo vivamente che questo contribuisca a risolvere la crisi in casa fanese, ma abbiamo ovviamente molti dubbi, cioè che il rimedio del male sia il silenzio stampa. Comunque sia, ne prendiamo atto, facciamo un grande in bocca al lupo al Fano. Tra l'altro, nel dopopartita un centinaio di persone hanno contestato squadra e società e voglio ringraziare personalmente il vicepresidente dell'Ancona Gilberto Mancini e di due ragazzi che spero piacevolmente e volontariamente sono intervenuti nei nostri studi. Dicevamo però di squadre del giorno, non possiamo trascurare l'Ascoli, ovviamente che ha colto una vittoria molto importante sul campo dell'Empoli, un 3-0 nettissimo per la formazione di Massimo Silva, che quindi migliora sensibilmente la propria classifica, si sposta nella parte sinistra della graduatoria e andiamo a vedere come è maturato questo successo al Castellani di Empoli nella gara giocata questo pomeriggio. Vediamo. Quella del Castellani di Empoli era per l'Ascoli un'occasione davvero preziosa per un deciso salto in classifica ed abbandonare le secche della zona a rischio. La squadra di Silva non se l'è lasciata sfuggire. Le premesse tuttavia non erano delle migliori. Silva, all'immediata vigilia della classica sfida con i toscani, non solo ha dovuto rinunciare allo squalificato Scalise da Di Donato, ma anche ad Andrea Soncin, ossia il bomber principe dei bianconeri in questa prima fase di campionato. L'Empoli prova a partire forte, qui vediamo un palo colpito da Maccarone. Formazione obbligata per l'Ascoli con il tandem offensivo formato da Fexesin e Zaza e Loviso, Morosini e Fossati a metà campo. Davanti un Empoli affamato di punti, appena 4 quelli conquistati in 8 turni di campionato. Un cammino davvero da retrocessione con mister Sarri che accusa forfè importanti con Ferreira, Viglizia e Saponara impegnati con le rispettive nazionali. Qui vediamo Guarna ancora in anticipo sul temutissimo Maccarone. In avanti un binomio di grande esperienza, quello toscano formato da Tavano e Maccarone. Qui vediamo proprio Ciccio Tavano, il suo destro sul primo palo, la palla che termina sul fondo, con Guarna comunque sulla traiettoria. Rivediamo la punizione battuta da Tavano. Qui invece dormita della difesa dell'Empoli, c'è l'inserimento di Faisca, veramente lasciato solo al centro dell'area, ma il giocatore portoghese non riesce a sfruttare questa grossa opportunità, davvero un pisolino della difesa empolese. Al 35esimo l'Ascoli passa in vantaggio, c'è un traversone di Pasqualini. Irrompe Zaza che riesce a battere il portiere Dossena. Rivediamo Guarna che sfugge alla guardia di Tonelli, una guardia piuttosto allegra per dire la verità. E il pallone che termina in rete, questa è la replica dell'Empoli ancora con Tavano, palla sul montante lontano che termina però seppur di poco a lato. E dal 39esimo c'è il raddoppio dell'Ascoli, arriva con un gol dell'ungherese Fexesin che colpisce praticamente di petto su questo traversone, quanto basta per battere il portiere, ancora sul traversone di Pasqualini, un vero e proprio colpo di petto, quello di Fexesin, con il pallone terminato in rete. 2-0 si va al riposo tra le contestazioni striscianti del pubblico empolese ed un Sarri chiaramente preoccupato. Qui sfiora un gol clamoroso l'Ascoli, sarebbe stato il 3-0 proprio in apertura di ripresa. Qui Guarna riesce ad anticipare Maccarone, ma l'Ascoli appare davvero in controllo assoluto. Qui c'è Valdifiori che offre un buon pallone a Tavano che questa volta prova di sinistro, ma Guarne ancora una volta superlativo e riesce a deviare il pallone in calcio d'angolo. Ascoli che non concede davvero nulla, c'è il cambio con l'ingresso sul terreno di gioco di Russo che rileva Morosini e l'Empoli ha questa opportunità con un tiro dalla media distanza, pallone che colpisce il palo, poi il tappin di testa che non riesce, praticamente le speranze empolesi si spengono qui. Il tiro di Russo saggia le qualità di Dossena, ma la formazione di Silva in contropiede è davvero minacciosissima. C'è una volata di Fexesin con Zaza che arriva con un attimo di ritardo sul pallone, con la difesa empolese ancora una volta in ritardo. Qui Romeo manda letteralmente a quel paese il direttore di gara, il signor Di Paolo di Avezzano, lascia i suoi in inferiorità numerica e praticamente la storia della partita finisce qui. C'è il tempo per registrare il terzo gol, lo mette a segno Russo. Siamo all'83esimo, passivo che si fa pesantissimo per l'Empoli, l'Ascoli invece che si porta sul 3-0 e la partita si chiude tra i fischi del pubblico empolese ed una classifica bianconera decisamente molto più confortante.
molto più confortante, che potrebbe migliorare ulteriormente, perché sabato la squadra di Massimo Silva affronterà in casa la Juve Stabia alle 15 allo Stadio del Duca, avversario difficile. Juve Stabia reduce dal successo contro il Bari, però una partita sulla carta non abbordabile ma sicuramente fattibile per la squadra bianconera. Iniziamo a vedere i risultati, Lega Pro e Serie D, partiamo dal girone A di seconda divisione, vediamo le risultanze della settima giornata: Alessandria Valle d'Aosta 1-1, Fano Castiglione 0-1, Mantova e Giacomenze 2-2, Milazzo Savona 0-3, Monza Casale 1-1, Busto Arsizio giocata venerdì, Unione Venezia batte Pro Patria 2-1, Arenate Forlì batte Arenate 4-0, Rimini Bassano batte Rimini 2-1, Sant'Arcangelo Bellaria 0-0. Vediamo la classifica: Savona e Forlì sono in testa con 16 punti, Alessandria e Pro Patria 13, Renate e Castiglione 12, Unione Venezia e Mantova 9, Monza, Bellaria e Bassano 7, Giacomenza e Sant'Arcangelo 6, Rimini 5, Valle d'Aosta 4, Fano e Milazzo 3, chiude il Casale con 2 punti. Il Fano ha un punto di penalizzazione, però come vedete la situazione in classifica è davvero molto difficile. Prima di vedere il servizio appunto su Fano Castiglione, andiamo in Serie D, vediamo i risultati del girone F, settima giornata: Ancona batte Fidene 5-0, Astrea batte Amiternina 2-1, Celano e Città di Marino 1-1, Civitanova Termoli batte Civitanovese 1-0, Jesina batte Recanatese 4-1, Macerata San Benedettese batte Maceratese 3-0, Adagnone Isernia batte Olimpia Agnonese 2-1, Angolana Vispesaro 1-1, San Cesario batte San Nicolò 2-0. E vediamo la classifica, che è molto interessante, cortissima in testa: Ancona 15, San Cesario, San Benedettese, Astrea, Vispesaro 14, Maceratese e Jesina 13, Olimpia Agnonese 12, Termoli e Isernia 9, Amiternina 8, Renato Curi Angolana 7, Recanatese 6, San Nicolò 5, Celano e Fidene, Civitanovese 4, Città di Marino 2 punti. Michael, risultati oggi in parte previsti, in parte anche però sorprendenti. Per esempio c'è stato questo 3-0 netto della San Benedettese a Macerata, e forse anche la vittoria dell'Isernia ad Agnone non era preventivabile. E sì, forse anche quella della Civitanovese, la sconfitta in casa contro il Termoli. Sì, no, il nostro campionato è un campionato equilibrato, dove tutte le formazioni sono state allestite per fare un buon campionato. Quindi ogni domenica incontriamo delle squadre forti, e anche la classifica nota l'equilibrio di questo campionato. Quindi sarà un campionato ogni domenica difficile, e noi cercheremo sempre di fare il meglio possibile, e poi tireremo le somme più avanti. Francesco, che valenza ha questa leadership, ovviamente momentanea, temporanea, con un punto di vantaggio nei confronti di quattro formazioni? Beh, sicuramente importante, abbiamo dato un segnale importante, quindi ci tenevamo ad agguantare la vetta. Speriamo che di tenerla più a lungo, sì, possibile. Tenerla più a lungo possibile. Ovviamente. Allora, andiamo a vedere il servizio su Fano Castiglione, vediamo come è maturata questa sconfitta, che ho definito sanguinosa, in effetti lo è, della formazione granata contro la compagine mantovana. Doveva essere la gara del riscatto, purtroppo è stata la gara della crisi per la formazione di Lazzaro Gaudenzi. Vediamo. L'Imonta Sport è leader indiscusso nella produzione e distribuzione di erba sintetica per lo sport, grazie agli oltre 30 anni di esperienza nel settore. Collabora con le maggiori federazioni internazionali sportive, che la scelgono come produttore preferenziale per salvaguardare la sicurezza e la salute dei giocatori. L'Imonta Sport punta da sempre sull'innovazione nei prodotti per outdoor, indoor e landscaping per ogni tipo di sport. Unica azienda in Italia FIFA Preferred Producer, il cui fine è portare prodotti di alta qualità al servizio di club, comuni, associazioni. L'Imonta Sport, playing on a dream. Fano Castiglione è la gara proposta dalla settima giornata del girone ascendente del campionato di seconda divisione, girone A. Fano a caccia della prima vittoria stagionale, che non è arrivata. Mister Gaudenzi deve rinunciare a Marolda e mandare in campo a guardia della porta Alessandro Beni, vista l'indisponibilità del portiere titolare. Fano parte a sprombattuto e dopo una manciata di secondi Cazzola prova la carta sorpresa, ma la difesa ospite lo chiude. Al terzo Berretti calcia una punizione, Boccaccini appostato in area tira ma non inquadra la porta. Al quinto Piccoli pesca Cazzola sulla corsia di destra, cross, difesa ospite che mette a terra Fabbro, proteste dei padroni di casa,
per la mancata concessione di un presunto calcio di rigore. Si fa vedere il Castiglione al 14° calcio d'angolo, dalla destra alla battuta Avanzini, appoggio su Sandrini, il quale tira prontamente ma la sfera finisce sul fondo. Attacco 19° di Fabbro, la difesa ospite si chiude mettendo il pallone in calcio d'angolo. Ancora Cazzola, 20° protagonista, cross da destra, Berretti di testa, pescato nel cuore dell'area di rigore del Castiglione, mette sul fondo. Alla 35° Fano riparte sull'asse Merli Piccoli, colpo di testa di quest'ultimo, pallone che supera la traversa e finisce sul fondo. Berretti, 38° impegna severamente Iali. Ferrari gol su percussione di Faraoni al 44°, ma il giocatore del Castiglione è pescato in fuorigioco al momento della conclusione. La ripresa si avvia con le stesse squadre che si sono affrontate nella prima frazione di gioco. Al 5° gran parata di Beni sulla conclusione di Ferrari. Amaranti cross, Piccoli 8° giù in area, ma l'arbitro nemmeno in questa occasione decide per il penalty. Avanzini 13°, gran botta dalla distanza, il pallone deviato in calcio d'angolo dal bravissimo portiere Beni, richiamato per far posto a Solini al 14°, l'ex Luca Marongio, il quale ricorda così il suo passato Granata e il momento che sta vivendo dopo la convocazione con la nazionale di Valerio Bertotto. Una bella vittoria, 3 punti importanti per noi, una bella emozione giocare a casa. Mi spiace per il Fano perché comunque una parte del cuore lì, sono cresciuto qui. E niente, a livello personale sono contento, sono uscito con dei crampi, ho giocato anche in settimana con la nazionale e comunque niente, portiamo a casa questi 3 punti e guardiamo domenica prossima. Parlaci un po' di questa nazionale. Anche lì sono belle esperienze sicuramente, ho fatto l'esordio con la Croazia mercoledì, ho giocato una mezz'oretta e speriamo di rimanere nel giro perché è importante e comunque per ora sono contento e sono soddisfatto della stagione. L'azzurro è un colore che attrae? Attrae, è una grande emozione portare quella maglia, è pesante però è sempre bellissimo. Esce Boccaccini 15° per far posto a Forabosco, collocato sulla corsia di sinistra, subisce fallo Fabbro 19°, resta a terra il giocatore fanese, calcio di punizione affidato a Berretti che non regala nulla. 28° Forabosco va giù in area di rigore dopo uno scambio con Amaranti, l'arbitro non se la sente di fischiare il calcio di rigore, pubblico di casa imbufalito. Vantaggio Castiglione al 30° con un tiro dalla distanza di Ferrari che brucia Beni. Un gol pesante che deciderà la contesa. Fano illude tutti al 36° quando sull'asse Allegretti Fabbro costruisce il pari, ma è implacabile l'assistente di fronte alla tribuna nell'alzare la bandierina e segnalare la posizione irregolare del giocatore Granata. Prova il Fano al 45° quando Forabosco subisce fallo nel vertice sinistro dell'area di rigore. Calcia Berretti, sfera in calcio d'angolo, l'ultima opportunità per pareggiare il conto, il Fano prova a costruirla al 47° quando Forabosco si incarica di battere un calcio di punizione dalla sinistra, palla in area che Evangelista non impatta e la possibilità di pareggiare da parte Granata sfuma. La partita si conclude con i fischi del pubblico di casa nei confronti dei giocatori Granata e gli applausi dei tifosi ospiti nei confronti dei ragazzi di Mister Ciulli, il quale ai nostri microfoni ha detto: sì, sono 3 punti pesanti perché scontro diretto contro una squadra che sapevamo che voleva la vittoria, l'ha cercata, ha fatto la sua gara, noi siamo stati attenti, equilibrati, pronti sempre a dar fastidio, già nel primo tempo con un pochettino più di lucidità potevamo anche andare a colpire, l'abbiamo gestita bene e poi nel finale ha fatto questo gran gol Ferrari che sappiamo che è uno che ha i colpi. Potevamo forse anche chiuderla prima con 2 o 3 azioni di ripartenza, però va bene così, teniamoci 3 punti, la prestazione e soprattutto i 3 punti. Una partita comunque che in pratica il Castiglione ha giocato alla sua maniera e non ha sbagliato praticamente colpi. No, devo dire che i ragazzi hanno fatto il loro lavoro, l'hanno fatto in maniera egregia, sacrificandosi, correndo, rincorrendo, attaccando, sapevamo i 2 o 3 giocatori importanti tipo Cazzola, tipo Fabbro, tipo Piccoli che potevano in ogni momento metterci in difficoltà e nel primo tempo l'hanno fatto, hanno avuto 2 o 3 situazioni pericolose, siamo stati abili a chiudere, siamo stati fortunati sulla conclusione in porta, però siamo stati in partita e questo è importante in questo momento. Poi inizieremo anche a vedere i messaggi e Michael ti pronuncia.
preannuncio, ce ne sono tantissimi per te, tutti provenienti da Civitanova e tutti improntati alla nostalgia. D'altronde, se non ricordo male, tu l'anno scorso a Civitanova hai fatto 13 gol. Sì. E quindi è stata una grande stagione. Sì, l'anno scorso ho fatto una grande annata. Allora, entrambi i nostri ospiti oggi hanno disputato uno spezzone di partita. Alvino è entrato al posto di Borrelli e Michael Traini ha rilevato Ambrosini. Sono due giocatori che sarebbero titolari probabilmente nel 99% delle squadre di questa categoria. Ditemi la verità, quanto vi pesa un po' questo ruolo part-time, panchina, campo, o comunque accettato questo ruolo serenamente, visto che fate parte di un collettivo molto forte? Francesco, la verità, sì, ovviamente. Vabbè, sicuramente non fa piacere stare a guardare, però ti ripeto, il mister fa delle scelte, vanno accettate con tranquillità e quando si è chiamato in caso bisogna dare 100% per questa maglia, perché è una maglia importante. Tu hai disputato molte stagioni in Serie D, hai avuto una parentesi in C1, proprio una toccata e fuga con il Marcianise, sì. Ma vedendo un po' le tue esperienze a Pontedera, Ischia e Francavilla, come hai trovato questo girone F che a parere di molti è estremamente competitivo e dove di facile probabilmente non c'è nulla? Guarda, prima di venire qua mi dicevano che era un girone rispetto agli altri più facile, però queste prime 7 giornate mi hanno insegnato che ogni partita, specie contro l'Ancona, è una battaglia, quindi sicuramente un girone livellato, difficile, niente. Michael Traini ha più o meno avuto una tua carriera, una carriera analoga alla tua, nel senso che Michael ha giocato a Verrucchio, ad Arrone, Russi, Sant'Arcangelo e Civitanova. Per la Serie ti manca il salto nei professionisti, visto che è una vita che fai la Serie D? Sarebbe un'ambizione importante andare tra i professionisti. Finora non c'è mai stata l'occasione, però in futuro chissà, speriamo. A Civitanova la tua stagione migliore? Penso di sì. Attendendo quella di Ancona, ovviamente. Allora, tra poco vedremo il servizio su Maceratese e San Benettese. Tra voi avete posto nel mirino la vostra principale avversaria oppure ancora cercate di definire un po' questo campionato, Michael? O è la San Benettese, come dicono un po' tutti? Sì, la squadra sicuramente più attrezzata è la San Benettese. Però che affronterete in Coppa Italia, lo ricordiamo, mercoledì. Però ogni campionato ha la sua storia, le favorite diciamo sono quelle che sappiamo, però magari ci può essere una sorpresa dietro l'angolo. La Coppa Italia, Francesco, è un obiettivo per voi o comunque è una sorta di diversivo dal campionato? No, è una competizione importante, bisogna onorarla fino all'ultimo e niente, quindi mercoledì andiamo lì a San Benedetto per fare la nostra partita e cercare di vincere, di passare il turno. E ci sono anche molti messaggi che arrivano da Macerata, incentrati soprattutto sulla direzione di gara. Come vedremo dal servizio di Simone Caraceni, ci sono stati indubbi e grandissimi meriti da parte della San Benedettese, che ha sfruttato anche le sue individualità, di modo particolare la giornata davvero di vena di un grande giocatore come Giordano Napolano. Non c'è dubbio però, e lo vedremo tra poco dal servizio, che la gara è svoltata nel momento dell'espulsione di Luca Arcolai. A quel punto la Maceratese, in inferiorità numerica e costretta a rimontare, non è riuscita più a rientrare nel match e praticamente la San Benedettese, dopo ha segnato il terzo gol nel finale di primo tempo e ha gestito con pieno controllo il risultato nel corso della ripresa. Da sottolineare la grande cornice di pubblico ancora una volta all'Elvia Recina, con 900 tifosi circa provenienti da San Benedetto e una presenza totale di oltre 4.000 spettatori, davvero scenari di altre categorie. Vediamo il servizio dunque su Maceratese e San Benedettese. Senza acqua si può con Limpo, l'innovativo sistema ecologico di lavaggio auto. A Civitanova Marche, nel parcheggio coperto del centro commerciale Civita Center, c'è l'area beauty a secco per l'auto. Clean Car, concessionaria Limpo per la regione. Prodotti brevettati, più accurati dell'autolavaggio tradizionale. Non graffiano e lasciano un sottile strato di lucidatura protettiva. Non consumano acqua né energia elettrica e non inquinano l'ambiente. Trattamento esterno, interno, tappezzeria, antibatterico, rigenerante per la pelle. Clean Car, con Limpo elimina ogni traccia senza acqua. A Civitanova Marche, nel parcheggio coperto del centro commerciale Civita Center, uscita a 14, c'è Clean Car, pulito come nuovo, senza acqua.
All'Elvia Recina si respira di nuovo l'atmosfera elettrizzante del derby. Dopo Ancona e Civitanovese, la capolista maceratese si misura con l'ambiziosa Samb. Due punti di differenza tra le due squadre. Biancorossi reduci dal pareggio di Termoli, rossoblu galvanizzati dal 3-2 in rimonta sulla Strea, che ha riportato gli uomini di Palladini a ridosso della vetta. Nei padroni di casa Capparuccia stringe i denti nonostante i guai alla schiena e si schiera regolarmente al centro della difesa in coppia con Arcolai. Troli e Biancucci in mezzo al campo e il terzetto Romaschi Carboni Negro a sostegno dell'attesissimo Melchiorri. 5 gol per lui nelle ultime due partite. Nella Samb Pazzi inizia in panchina. Palladini conferma il canonico 4-3-3. In avanti Napolano, Sciba e Mattia Santoni. Scartozzi, Forgione e Carpani in mediana. Dirige Bichi Secchi di Livorno, cornice di pubblico degna di ben altri palcoscenici, con oltre 4.000 spettatori sugli spalti in un pomeriggio soleggiato e senza nuvole. La gara scatta con 10 minuti di ritardo al quarto, prima fiammata di Melchiorri che slalomeggia in posizione centrale e carica il destro, conclusione larga. Al decimo la Samb passa al primo a fondo, Carminucci dalla destra pesca Napolano sulla corsia opposta, controllo e interno destro a giro che fredda Marani sul palo lungo, pezzo di bravura dell'attaccante rossoblu lasciato comunque troppo libero dalla difesa maceratese. Al quattordicesimo gol annullato a Capparuccia che incorna in rete su un corner dalla destra, Bichi Secchi ferma tutto sanzionando un fallo in attacco che ricaccia in gola il boato dell'Elvia Recina. La squadra di Di Fabio perde sicurezza e cerca con troppa fretta l'opzione in verticale. La Samb tiene bene il campo con una paziente gestione del possesso palla. Al 22esimo Capparuccia falcia Santoni e viene ammonito. Punizione dal limite trasformata magistralmente da Napolano che infila Marani per la doppietta personale. Le sventure non sono terminate per la maceratese. Al 27esimo rosso diretto per Arcolai per fallo da ultimo uomo su Mattia Santoni. Decisione quantomeno opinabile del direttore di gara considerando la notevole distanza dalla porta di Marani. Samb completamente padrona della situazione. Di Fabio arretra Troli in difesa e Carboni in mediana accanto a Biancucci. 4-4-1 con Melchiorri in formato eremita in avanti ma sempre combattivo su ogni pallone. Al 37esimo il bomber guadagna un calcio d'angolo. Capparuccia si libera per il colpo di testa ma Barbetta blocca senza patemi. Maceratese nervosa e imprecisa negli appoggi. I rossoblù amministrano il doppio vantaggio e affondano di rimessa. Al 41esimo Sciva si libera in posizione regolare. Uscita tempestiva di Marani che salva la porta. Nel primo minuto di recupero l'attaccante albanese della Samb si ritrova ancora a tu per tu con Marani. La respinta del portiere biancorosso carambola su Sciba e finisce in rete. Il primo tempo finisce sul 3-0 per la Samb, punteggio punitivo per la maceratese, espressione fedele degli episodi che hanno caratterizzato la prima frazione. Di Fabio lascia negli spogliatoi Romanschi e Biancucci, dentro Marcatilli e Filiaggi, autore di un buon secondo tempo a Termoli con un legno all'attivo. Al settimo prova Negro su calcio franco, Barbetta non corre pericoli, replica Sciba al nono, una telefonata per Marani. I minuti trascorrono senza note di cronaca, fase della gara nervosa e spezzettata. Al 22esimo spunto di Negro sulla sinistra, cross sul secondo palo per Capparuccia che non inquadra la porta. Al 33esimo ancora l'ex Tolentino cerca gloria ma senza fortuna. Pillole di cronaca in una contesa ormai svuotata di ogni significato. Nella Samb fuori Napolano, Sciba e Carminucci, dentro Traini, Nocera e l'ex Pazzi. Al 40esimo proprio Pazzi potrebbe inasprire il passivo per la maceratese. Marani si salva con i piedi. Nel finale esordio nei biancorossi di Edoardo Montanari per Russo. Finisce 0-3. Dopo 5 partite cade l'imbattibilità della maceratese che perde derby e primato in classifica. Successo tonificante per la Samb che sembra aver superato gli stenti dell'avvio di campionato. La squadra di Palladini ha capitalizzato al massimo le situazioni favorevoli con una gara molto giudiziosa in fase difensiva. Rovescio casalingo inaspettato per la maceratese, puntualmente castigata ad ogni minima disattenzione. Manca qualcosa a centrocampo sia in fase di filtro che di proposizione dell'azione d'attacco. Inutile valutare il secondo tempo dei biancorossi alla luce dell'ingente passivo e dell'inferiorità numerica. Al termine della gara comunque gli applausi non mancano anche in una giornata negativa come questa. Sentiamo le voci delle dopogara. Mister Palladini, la vittoria di oggi conferma che la Samb sta superando l'avvio difficile, sta macinando risultati e anche un buon gioco. Ma sicuramente sta dimostrando che stiamo crescendo, quello sì, però diciamo che ancora la crescita della squadra deve avvenire perché abbiamo ancora qualche cosa da migliorare, nel calcio c'è sempre da migliorare qualcosa. E sono contento per la prestazione perché è fatta su un campo importante, su una squadra che non aveva subito, se non mi sbaglio, 4 gol, mi sembra 4-5 gol, e che aveva vinto sempre nelle ultime partite, quindi risultato importante contro una squadra che secondo me dirà la sua fino alla fine del campionato,
perché conosco l'allenatore, so il valore di questo allenatore, soprattutto il valore della squadra, e sono contento per i ragazzi e per Carminucci, il nostro 95, che oggi ha fatto veramente una buona partita. Su che cosa vuole lavorare ancora per rendere la sua Samba, diciamo, competitiva al massimo? Ma bisogna lavorare sempre, soprattutto nella gestione della partita, nel regalare poco agli avversari, e la tenuta di gara, che deve essere aumentata, perché magari qualcuno ancora non ha i 90 minuti nelle gambe. Presidente, superiorità della Samba che c'è, però qualche rammarico forse per le decisioni che hanno caratterizzato questa partita? No, francamente nettissima superiorità della Samba come organizzazione di squadra. È evidente che purtroppo c'è stata, come dire, una influenza negativa arbitrale, non è la prima volta che ci capita, ma questo non toglie nulla alla vittoria della San Benettese. È una squadra bella, organizzata, con dei gran giocatori, veramente oggi mi hanno impressionato, soprattutto per l'organizzazione. Se posso fare una nota, io credo che i tifosi della Maceratese abbiano vinto oggi davvero la loro partita, perché vedere tanta gente applaudire una squadra che perde in casa 3-0, beh, francamente mi hanno commosso. E ci hanno raggiunto anche gli ospiti del Pagliare, protagonisti questa sera per la parte dedicata all'eccellenza. Diamo il benvenuto allora al tecnico Roberto Vagnoni. Buonasera. Buonasera, ben trovato, e all'attaccante Guido Crocetti. Buonasera. La voce l'hai persa fermo, Roberto? Persa, persa. Tanto ringraziamo che siete venuti, c'è stato, come dicevo, qualche problema autostradale, purtroppo di questi tempi è abitudine per chi frequenta il tratto da Porto Sant'Elpidio a Pesaro soprattutto, ma anche il tratto sud dell'A14, si prende l'autostrada molto spesso per far prima ed essere sicuri, si è insicuri e si fa tardi, molto spesso. Purtroppo è così. Vedevo comunque, Roberto, con quel filo di voce che hai, che guardavi con attenzione il servizio, forse nel Viarecina così, ai tuoi tempi non l'avevi visto mai. No, con la Cittadinese erano in 3.000, oggi 3.000 della Maceratese e 1.000 della Sambo, quindi 4.000 spettatori a Macerata per tanto tempo, non si vedevano. Uno scenario decisamente bello, categoria superiore. Bello. Ed anche Guido Crocetti ovviamente ha frequentato l'ambiente biancorosso. Che ne pensi, Guido, di questo stadio quasi stracolmo? Sicuramente è molto stimolante per i giocatori, per tutto l'ambiente. Vedere 4.000 persone in un posto come Macerata è sicuramente una bella cosa a livello sia locale che regionale. E poi, come diceva la Presidente, come mi ha riferito anche il nostro collaboratore che era all'Elvio Recina, alla fine, nonostante lo 0-3, c'è stato un applauso generale di incoraggiamento, quasi stile inglese, insomma, la formazione biancorossa uscita dal campo tra gli applausi. Applausi ovviamente e da ragion veduta anche per la San Benedettese. A proposito di tifosi, Francesco, come avete accolto nello spogliatoio la notizia per voi della cessazione del divieto di trasferte per i vostri tifosi, anche credo da parte vostra con un sospiro di sollievo? Sicuramente è stata una bella notizia per tutta la città di Ancona. Comunque noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi e abbiamo accettato molto volentieri. I tifosi non mancano, certo, però Michael, in quello stadio da 22.000 posti un po' si perdono, comunque il calore lo sentite ugualmente da parte dei vostri supporter? Sì, lo stadio è grande, quindi è difficile riempirlo, però ogni domenica sono con noi e ci fanno sentire il loro calore ogni domenica. E anche oggi erano in discreto numero allo stadio del Conero per questa partita contro il Fidene, come detto terminata 5-0 e praticamente decisa anche qui nel corso del primo tempo. Vediamo il servizio. Lo sport, la nostra passione. Area Sport Service ti offre soluzioni complete ed assistenza per ogni tipo di realizzazione sportiva, indoor e all'aperto, comprese recinzioni, impianti di illuminazione, attrezzature, coperture e arredi, messa in opera e manutenzione. Qualunque sia la domanda, Area Sport Service è la risposta. Area Sport Service, partner a 360 gradi. Area Sport Service, ad ognuno il suo campo. Fidene, chi era costui? In realtà non era Fidene, ma Carneade, quello su cui si interrogava Don Abbondio nei Promessi Sposi.
però molti se lo domandano anche al Delconero chi sono gli odierni avversari dei dorici, perché Ancona Fidene è una prima assoluta, non si è mai disputata. Ma poi tanto carnea di questi del Fidene nemmeno lo sono. Lo scorso campionato playoff con una squadra molto giovane a cui quest'anno sono stati aggiunti dei senatori per aggiungere esperienza e per cercare di migliorare il risultato ultimo scorso. Oggi però i romani della via Salaria vengono da un pesante rovescio casalingo, hanno una difesa che ha beccato ben 15 reti e la classifica bruttina per non dire brutta, terzultimi. Tutti a disposizione in casa Ancona, anche i tifosi per la prossima gara esterna dei biancorossi. L'osservatorio ha infatti in settimana dato parere positivo alla fine del divieto di trasferta per i supporters dorici, un'arma in più a disposizione degli uomini di Gentilini. Vediamo insieme com'è andata allora Ancona Fidene, tenendo presente che nelle immagini che seguono le maglie rosse sono il Fidene e quelle bianche l'Ancona. Cominciano gli ospiti, cannonata su calcio da fermo di Palermo, blocca Darsier, ancora Fidene all'undicesimo, bella combinazione De Marco Covelli Pignalberi, conclusione di quest'ultima attesa ma centrale. 17esimo sempre Fidene, calcio di punizione di De Marco, alto di poco. Minuto 21, inizia il decollo dorico e il tracollo romano. Sparvoli porta a spasso mezza difesa romana, palla a Borrelli, finta e controfinta, palla ad Ambrosini, finta e sventola Mancina. Mangerini ci arriva per un soffio. 3 minuti dopo, palla in area romana a cercare Ambrosini, a cui taglia la strada Anselmi. Panarese di Lecce dice che è rigore. Sulla palla va lo stesso numero 11 dorico, che di potenza e di destro, lui che Mancino è, perfora Mangerini per l'1-0 dell'Ancona sul Fidene. Ancona 1, Fidene 0, Alex Ambrosini. Continua il discorso l'Ancona, minuto 27, lancio di Olcese per Ambrosini, esce fuori area Mangerini, ma nel frattempo Anselmi sgambetta il numero 11 dorico e si becca il giallo. Sempre giallo è il colore del cartellino che prende a Krapovic dell'Ancona al 29esimo, ma rosso è quello sventolato in faccia a Palermo dall'arbitro Panarese, a sua volta richiamato dall'assistente di linea per fallo a gioco fermo del numero 4 ospite su Sparvoli a centrocampo. Insomma, dopo mezz'ora di gioco, Ancona avanti di un gol e con un uomo in più in campo. 37esimo, Olcese ci prova di testa, fuori di poco. Poi al minuto 41 l'Ancona raddoppia. Borrelli sulla sinistra entra in area, palla Dolcese che scavalca Mangerini, ma a depositare in rete Sparvoli appostato sul secondo palo. Ancona 2, Fidene 0, Luca Sparvoli. Al 43esimo ancora Sparvoli che entra in area romana sulla destra, ma anziché calciare in porta cerca Olcese a centro area, anticipato dal break della difesa ospite. Finisce così il primo tempo, Ancona 2, Fidene 0, ospiti in 10, partita finita. Continuiamo a seguire, inizia la ripresa. Dopo 15 minuti alla camomilla, al 20esimo, Ambrosini su cross di Del Grosso ruba il tempo a Mangerini, appoggia indietro a Sparvoli che dribbla un uomo e spara forte ma non inquadra la porta. 29esimo, Tris Ancona, Palumbo neo entrato, vede Olcese che difende palla a tu per tu con Mangerini, poi serve a rimorchio Ambrosini, palla intercettata sulla linea, il cuoio si impenna, ci crede ancora Ambrosini che di prepotenza e di potenza si innalza in elevazione e di testa mette nel sacco la palla del 3-0 e quella della sua odierna doppietta. Ancona 3, Fidene 0, Alex Ambrosini. Nell'Ancona entrano Alvino e Traini, escono Borrelli e Ambrosini, il cui nome viene entusiasticamente e ritmicamente ripetuto alla loro uscita dal campo con applausi incorporati da parte del pubblico anconetano. Emozioni finite? No, proprio no. Al 40esimo l'Ancona cala il poker, punizione dalla sinistra di Palumbo a servire Alvino che calcia, tiro ribattuto, Traini non ci arriva, ci arriva in rovesciata Labriola che spiazza il portiere ospite e porta a 4 il risultato. Ancona 4, Fidene 0, Claudio Labriola. Cosa manca ancora? Manca un'espulsione, la seconda nel Fidene, stavolta a lasciare il campo è l'esperto Anselmi, autore di un fallaccio da dietro su Traini.
E poi al 90esimo c'è gloria anche per Alvino, che sulla destra si beve un paio di difensori e scocca una saetta che coglie la parte bassa della traversa prima di finire in rete. Allora ricapitoliamo, Ancona 5, Fidene 0, Francesco Alvino, prima rete con la casacca dell'Ancona. Possono così scendere i titoli di coda sul match: 5 reti, un rigore, 8 ammoniti e 2 espulsi nel Fidene e un'altra manciata di gol mancati per poco. È stato questo e molto di più Ancona Fidene. I romani tornano a casa con 0 punti e un pesantissimo fardello sulle spalle. Altre 5 reti subite, ma prima o poi usciranno dalle secche della bassa classifica. Dopo una batosta simile, quello che conta di più è recuperare il morale. Buon lavoro Chiappara. Per l'Ancona oggi tutto bene, 10 lode, 5 reti, 3 punti e che vuoi più dalla vita? Beh, se ci scappa il primo posto da sola, che dici? Detto e fatto, oggi l'Ancona è prima e domenica incontra l'ultima in classifica, capito? Oggi è solo festa ad Ancona, ma da domani sarà bene che Gentilini faccia da portiere. Lui accoglie l'invito e ci scherza su. Ma io l'ho sempre fatto, poi tra l'altro domani piove, quindi siamo tranquilli, siamo sereni, domani danno pioggia, ci risparmiano il lavoro. No, ma al di là degli scherzi, sapete come la penso, è passata già, un altro ostacolo grande, importante, i ragazzi sono stati molto bravi, sereni, tranquilli, fino alla fine, come chiedo io, fino al 90esimo bisogna avere rispetto dell'avversario, ma comunque far male perché stiamo lavorando per questo. Francesco, cosa le dice il mister? Parola d'ordine e piedi per terra? Sì, dai, siamo ancora all'inizio, quindi il campionato è lungo, siamo partiti bene, speriamo di proseguire su questa strada. Siete partiti bene, Michael, un nostro telespettatore dice, adesso sintetizzo, bisogna dare di più, complimenti, bravi nei derby, vedi la partita in casa con la Jesina e la trasferta di Civitanova, anche se forse sono stati due mezzi passi falsi, ma anche due risultati positivi, due pareggi. No, noi quando andiamo in campo diamo tutto, però ci sono anche gli avversari, quindi non è mai facile vincere, quindi abbiamo fatto due pareggi con due squadre a mio avviso forti, quindi non è questione secondo me di derby o una partita normale, è questione che ci sono gli avversari ogni domenica. Roberto, tu mi dicevi conosci molto bene Augusto Gentilini, qual è il suo verbo calcistico? Di giocare a calcio, di lottare, grande personalità, quindi è un allenatore che merita dove sta e gli auguro di vincere il campionato. Certo, questa squadra ha individualità enormi, no? Perché entrano Alvino e Traini, certo. Escono Borrelli. È una squadra costruita per fare bene. E Ambrosini. Però mi diceva che rispetto all'anno scorso hanno quest'anno un budget minore, però ancora deve sempre fare bene, deve sempre vincere. Assolutamente, e poi in Serie D chiaramente. Nuovo appuntamento con il nostro gioco calcio d'indizio dopo Armando Bigioni ed il grande arbitro Fabio Monti, il primo civitanovese, il secondo anconetano. Vediamo con l'aiuto della nostra Romina quale sarà il personaggio che sarete chiamati ad indovinare questa settimana. Vediamo. E quando vi dico che prima si indovina e più si vince, sapete già che è il momento del calcio d'indizio. Iniziamo subito col fare i nostri complimenti ad Andrea Rossi di Chiaravalle, che è il nostro secondo vincitore del calcio d'indizio. E lo invitiamo a venire qua nei nostri studi per ritirare i gadgets offerti dai nostri sponsor. Il primo indizio di questa settimana per scoprire il nuovo personaggio misterioso è che appunto non aveva un ottimo rapporto con i congiuntivi.
Chi pensa di aver indovinato il nostro personaggio misterioso e vuol partecipare al nostro calcio d'indizio può inviare un sms al consueto numero che utilizzate per interagire con noi e trovate in sovraimpressione, indicando nome e cognome, e ovviamente la regola è sempre la stessa: chi prima indovina più vince. Altro aiuto? No, dai, per la prima volta no, per la prima volta no. Diciamo che con i congiuntivi in molti non hanno un buon rapporto, questo personaggio era veramente comunque un grande personaggio e ci fermiamo qui per questa prima volta. Abbiamo anche ricevuto, e qui lo voglio dire pubblicamente, una lettera in settimana da un gruppo di sportivi di San Costanzo e Piagge, proprio nell'immediato entroterra fanese, che lamentavano problemi di ricezione al nostro segnale, sul quale vi dico subito stiamo lavorando e contiamo di risolverli in tempi ragionevolmente brevi. Altre due brevi news prima di vedere il servizio sull'altro derby di giornata, quello tra Jesina e Recanatese. Vi ricordo che venerdì prossimo alle ore 21 presso la Casa del Volontariato di Porto Sant'Elpidio ci sarà la consegna del premio giornalistico Francesco Valentini, premio inserito nell'ambito del torneo di calcio giovanile Marozzi-Martellini. Il premiato di quest'anno non ha davvero bisogno di presentazioni, come sempre d'altronde è Fabio Caressa. E complimenti anche a Guido Di Fabio, allenatore della Maceratese, che è stato premiato ieri nella 14ª edizione della Notte degli Oscar Marchigiani, che si è svolta a Francavilla d'Ete, e in settimana sulla nostra emittente, sulle nostre reti, potremo vedere un servizio anche relativo a appunto questo evento. Dunque, Jesina Recanatese, altra partita che tutto sommato si è risolta nel primo tempo. Al Carotti infatti i Loncelli sono andati in vantaggio subito, poi al riposo erano addirittura sul 3-0, il secondo tempo è stato una sorta di garbage time con il finale di 4-1. Ancora una volta purtroppo una prestazione non decorosa del portiere della Recanatese, questa volta è stato Catinari. Questo impone chiaramente l'urgenza di pensare ad una soluzione per una squadra che ha come obiettivo la salvezza. Non che la Recanatese abbia giocato, e poi lo dirà anche Baldarelli, negli spogliatoi in maniera pessima, però chiaramente, come vedremo anche dalle immagini, non si può prescindere da un ruolo fondamentale come quello dell'estremo difensore. Vediamo il servizio comunque e facciamo i complimenti alla Jesina, la terza vittoria consecutiva, squadra di alta classifica, anzi altissima classifica, e vi ricordo subito che domenica ci sarà un San Benedettese Jesina davvero molto molto interessante. Vediamo. Ogni mossa sulla pedana richiede una grande precisione. La stoccata vincente nasce dalla combinazione di tecnica e sentimento, proprio come succede con Infissi Design. Le finestre Infissi Design sono costruite per proteggere la tua casa, per garantire risparmio e la quiete. Infissi Design migliora la qualità del tuo mondo. Al Carotti, derby che si decide tutto nell'arco del primo tempo, in particolare nei secondi 20 minuti in cui la Jesina si porta sul 3-0 e mette subito al sicuro il suo terzo successo consecutivo, una vittoria che gonfia d'entusiasmo l'ambiente in vista della trasferta a San Benedetto del Tronto. La Recanatese conferma il suo momento no e incassa il terzo stop di fila, in particolare questa volta mandata a fondo dagli svarioni del proprio portiere nei frangenti decisivi. Nella Jesina esordio dal primo minuto per l'ultimo arrivo Zebi. In difesa Lucarini sostituisce lo squalificato Gabrieli. Recanatese che prova un 4-2-3-1 in cui la punta è Miani davanti. Primo sussulto dopo 5 minuti. Catinari deve chiudere in area su Alessandro Gabrielloni. Poco dopo Rossini ci prova da fuori con palla al lato. Dall'altra parte calcio d'angolo, spunta la testa di Patrizzi, palla fuori al nono minuto. Al quindicesimo per la Recanatese Miani sembra trovare il guizzo giusto, ma spreca tutto servendo un compagno che non c'è invece di tirare. Jesina al ventitresimo con il tiro dalla lunga distanza di Zebi, Catinari para in due tempi. Al ventiseiesimo Alessandro Gabrielloni serve l'assist in area per Sebastianelli, che però non trova la misura, palla debole al lato della porta. Ancora Sebastianelli però si rifà un minuto dopo realizzando il gol del vantaggio dei padroni di casa. Palla tesa messa in area da Strappini,
Catinari interviene coi pugni proprio sui piedi di Sebastianelli, appostato al limite dell'area. Volè e palla nel sacco, 1-0. Dopo 3 minuti è già 2-0. Nicola Cardinali da destra mette il pallone in area, Catinari pasticcia e si fa sfuggire la sfera che entra in porta, 2-0, segnalato dall'assistente. Una tramortita recanatese si vede al 42esimo con Miani, palla fuori dallo specchio, e poi al 43esimo tira Jacoponi, Tavoni è sicuro nel controllo. Prima dell'intervallo però arriva il sigillo definitivo della Jesina. Nei minuti di recupero Rossini va giù in area recanatese sul contatto con Patrizzi che viene ammonito. Penalty realizzato da Stefanelli, 3-0. Nella ripresa subito Rossini dal limite dell'area, palla di poco al lato al 51esimo. Tavoni nega il gol che avrebbe accorciato le distanze al colpo di testa di Committante al 58esimo. La Jesina fa 4-0 quando Sartori verticalizza per Stefanelli che riesce a beffare la chiusura di Catinari. È il 70esimo, doppietta e 7° gol in 7 gare per l'attaccante della Jesina. L'ultima nota di cronaca della partita è il gol che accorcia le distanze per l'area canatese. All'81esimo calcio di rigore trasformato da Miani su cui c'era stato il fallo in area da parte di Sartori. È un momento no per noi perché secondo me fino all'episodio del primo gol e del secondo della Jesina la mia squadra è stata molto bene in campo, ci eravamo preparati la partita in un certo modo e avevamo avuto anche un paio di occasioni importanti. Poi dopo quell'1-2 adesso è un momento che ci va tutto male, come ci arriva la palla in aria entra dentro, e questo perché giocato a calcio può essere anche ti fa calare un po' quelle che sono le tue convinzioni, le tue motivazioni. Questo ho detto ai miei giocatori che non deve mai capitare. Poi dopo la partita si è chiusa sul rigore discutibile, secondo me, comunque non è quello il discorso, il rigore o non rigore, la partita l'abbiamo fatta bene fino a un certo punto, poi dobbiamo migliorare su tanti altri e sono più che convinto di avere una buona squadra. In questo momento ci dice tutto male, come gli avversari ci buttano una palla in profondità, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, la ritroviamo dentro la rete. È un momento così, ma la mia difesa è una difesa ormai collaudata, sono anni che fa questa categoria. Se abbiamo buoni giocatori, se riusciamo anche a giocare buon calcio. Il secondo tempo è stato un secondo tempo abbastanza equilibrato, perché è indubbio che il risultato non è mai a posto, però insomma i miei non hanno mai abbassato la testa, abbiamo provato sempre a giocare e nel male colgo sempre che è ancora qualcosa di positivo. Finalmente ha fatto gol Miani, è vero su rigore, però il nostro attaccante oggi si è sbloccato e speriamo che questo gli dia la convinzione per iniziare un percorso importante, perché abbiamo bisogno dei gol dei nostri attaccanti. Siamo partiti un po' contratti, poi secondo me abbiamo iniziato a giocare abbastanza bene, cercando di portare la palla sugli esterni dove eravamo abili a portare a subito la numerica e ci siamo resi pericoloso in prima circostanza. Certo il 3-0 della prima frazione, un po' la gara era archiviata, la seconda parte forse dovevamo continuare a giocare, abbiamo gestito la palla forse in maniera un po' troppo sufficiente, è chiaro che abbiamo subito un po' di pressione dalla Recanatese, ma tutto sommato il portiere nostro non è che ha fatto grandi interventi.